serata di apertura del, noi li chiamiamo Open Talk, ma sono appunto delle serate a tema dove parleremo di software libero in, durante, dentro, sì, all'interno della città di Pordenone. Gli altri anni abbiamo effettuato grosso modo le stesse serate in posti all'esterno della città di Pordenone. Quest'anno abbiamo deciso di portare 10 eventi di tipo diverso, con argomenti diversi, rimanendo all'interno della città di Pordenone. Ringraziamo l'assessorato alla cultura della città di Pordenone e ovviamente anche il sindaco e tutto il personale della segreteria per quanto hanno fatto e stanno facendo verso l'associazione Pordenone Linux User Group. Perché? Il perché di queste serate è presto detto, in quanto sebbene i sistemi operativi Linux e il software libero in questi ultimi anni si stiano affermando in tutti i campi della Information Communication Technology, no? Esiste ancora molta disinformazione in questo ambito, sia all'interno degli uffici dell'intera pubblica amministrazione e anche nei vari istituti scolastici statali e privati, nelle aziende e anche in parte nella stessa popolazione. Io sono Paolo Garbin, presidente della nostra associazione culturale, e questa sera tratterò diversi argomenti per far sì che possiate conoscerci meglio. Questa prima serata sarà dedicata all'approfondimento della nostra associazione e di quanto abbiamo fatto e stiamo facendo da diverso tempo sul territorio cittadino e regionale. Inoltre faremo conoscenza con il software libero. La maggior parte di questi argomenti serviranno a conoscerci e non verranno più ripresi nelle serate successive. Come detto prima, appunto, c'è ancora questo divario tra la pubblica amministrazione, gli istituti scolastici e anche la popolazione verso il sistema operativo Linux e il software libero. E questo purtroppo favorisce il digital divide, ovvero abbiamo parte della popolazione e parte anche delle persone che hanno a che fare ogni giorno con il software informatico che non sanno adoperarlo al meglio oppure che non hanno la possibilità di sfruttare al meglio le sue potenzialità. Vuoi per scelte commerciali, tipo quella che potrebbe essere una mancata avanzamento del sistema operativo su licenza, oppure della impossibilità di acquisire sul mercato nuovo software per mancanza di fondi amministrativi della stessa azienda o della stessa scuola. Tutto questo non avverrebbe se la pubblica amministrazione, se l'azienda, se la scuola, se addirittura il singolo cittadino avesse scelto precedentemente il software libero, in quanto la maggior parte del software libero è tutto quanto distribuito in formato libero, cioè non con licenze a pagamento. Per tutti questi motivi, no, e anche per la passione che accomuna tutti noi dell'associazione Pordenone Linux User Group e gli altri Linux User Group distribuiti sul territorio nazionale e nell'intera Europa e addirittura nel mondo, si sono creati questi gruppi di persone. E quindi se ne sono creati appunto in Italia e nel mondo, tutto questo per poter diffondere ai cittadini la filosofia del software libero e del GNU Linux in generale. Dall'anno 2004 fino al mese di novembre 2012, Linux User Group era un gruppo ed era formato da tanti amici che collaboravano tra loro per divulgare l'esistenza del software libero e le sue varie applicazioni. In questi anni sono stati realizzati diversi progetti, molte attività e varie applicazioni libere. Tra questi progetti sono stati realizzati wiki, siti internet, aree di chat su server liberi tipo Freenode e anche inizialmente i primi gruppi su Facebook e su YouTube. Vi invitiamo comunque a visitare i nostri siti precedenti, nei quali potrete vedere con i vostri occhi quanto lavoro c'è e c'è stato dietro al nome di questo LUG pordenonese.
L'associazione Pordenone Lug, invece, nasce con molto coraggio, voglia di fare e desiderio di ampliare la cultura del software libero, in quanto molti di noi, assieme a nuovi amici, abbiamo deciso di fare il grande passo successivo, costituendo di fatto l'attuale associazione culturale nata il giorno 21 novembre 2012 a Pordenone. Quali sono i nostri traguardi e dove vogliamo arrivare? Buonasera. Buonasera. I traguardi che si dà la nostra associazione culturale Linux sono quella di divulgare il software libero attraverso molteplici mezzi e sistemi, come i sistemi di Google Talk, come il web, come la Internet Relay Chat, oppure addirittura utilizzando i più conosciuti social network, Facebook, Twitter, Identica e altri ancora, come YouTube. Desideriamo organizzare eventi particolari, come la Linux Arena e Linux Day. La Linux Arena è un evento tipico che da anni viene organizzato all'interno della Fiera del Radioamatore dell'Ente Fiera Pordenone. Il Linux Day invece è una giornata particolare in cui quasi in ogni comune d'Italia si organizza una giornata spiegando, divulgando, installando il software libero a tutte le persone che decidano avvicinarsi a questo sistema operativo. Desideriamo anche organizzare giornate di installazione, organizzando degli install party. Install party è una cosa molto semplice, basterebbe un tavolo anche come questo, portare i computer di amici, i propri computer, i computer di persone che desiderano fare il passaggio al software libero e attraverso dei normalissimi CD scaricabili dalla rete installare da subito il sistema operativo, magari riuscendo addirittura a ottimizzare il funzionamento di una macchina oramai obsoleta, con poca RAM oppure con processore molto più piccolo. In quanto sappiamo che i sistemi con sistema operativo proprietario, Microsoft ad esempio, ad ogni passaggio di versione di sistema operativo richiede praticamente dei sistemi hardware sempre più performanti. Desideriamo fare promozione e organizzare anche dei mini corsi a tema su software libero. A questo la nostra associazione sta lavorando da quest'anno e ci stiamo organizzando per vedere come poterli fare, soprattutto a un costo, non dico irrisorio, ma comunque su una base di donazioni o al massimo con la sola iscrizione annuale associativa alla nostra associazione. I nostri traguardi sono anche quelli di creare coesione e unione di idee attraverso i social network, servizi, assieme ad altri LUG e assieme ad altri cittadini. Per questo è già in atto una collaborazione con altri Linux user group della regione Friuli Venezia Giulia per creare una rete di informazioni libere. Cos'è un Linux user group? Un Linux user group o anche Linux users group è un gruppo formato da persone che osservano i principi del software libero e sono impegnate nel diffondere i sistemi operativi basati su kernel Linux. Cos'è un kernel? È praticamente il cuore del sistema, è la parte, diciamo, che parla tra il programma e la macchina stessa. Anche i sistemi Microsoft, anche i sistemi Apple hanno praticamente un kernel, ovviamente scritto con un linguaggio di programmazione differente, ma l'uso e il funzionamento è similare. Spesso un LUG è un'associazione non profit, come la nostra, formata da persone liberamente costituite che svolgono la loro attività prevalentemente su base volontaria e che provvedono al supporto e alla diffusione di GNU Linux, in particolar modo verso chi si avvicina per la prima volta a tale sistema operativo. Gli obiettivi di un LUG possono variare sensibilmente a secondo del tipo di gruppo, delle caratteristiche dei suoi membri e dal luogo o campo dove il gruppo stesso opera. Come per ogni comunità di intenti, non esiste una documentazione ufficiale che indichi esattamente cos'è un LUG,
e cosa deve fare per essere definito tale, ma è possibile tracciare alcuni confini entro i quali si possono riconoscere queste associazioni. La nostra associazione ha uno statuto e un regolamento attuativo proprio dove sono descritti i vari intenti che l'associazione si prefigge di seguire e promuovere. L'obiettivo principale di un LUG è quello di estendere le conoscenze dei propri membri e di condividerle con gli altri per una crescita comune fino ad accumulare quella massa critica sufficiente a diventare un'intelligenza collettiva. In questa maniera potete ben capire che, portando la conoscenza del singolo individuo, l'intera collettività riunita ne ha giovamento, quindi cresce. Un LUG può insegnare a un nuovo utente come utilizzare al meglio gli strumenti che ha già, che sono già in suo possesso, in quanto il sistema operativo l'ha installato, ma non lo sa ancora usare completamente. Ecco che l'unione di queste persone che utilizzano lo stesso sistema operativo o comunque un sistema operativo che ha praticamente dei sistemi operativi simili, in quanto, non so, io appartengo alla comunità italiana di Ubuntu, ma delle versioni di Linux Ubuntu sono svariate, ma provengono tutte quante, diciamo, dalla stessa costola. Quindi queste, le persone che formano un LUG possono mostrare all'utente meno esperto quali sono gli strumenti in suo possesso e come poterli utilizzare al meglio, ma nel contempo può mostrare all'utente più esperto punti di vista differenti per ottenere i massimi risultati, grazie a un clima collaborativo che facilita la qualità e l'innovazione. Un LUG, per essere tale, ha bisogno innanzitutto di farsi conoscere e di disporre di alcuni mezzi necessari ai propri fini. Per far questo, ha a disposizione varie alternative. Essenzialmente si riconoscono due modalità di aggregazione, nonché di fruizione dei servizi forniti da un LUG. Ci sono LUG che possono disporre di una sede fisica e altri che fanno sentire la loro presenza essenzialmente tramite strumenti online o organizzando eventi. In verità, buona parte dei LUG rientra in entrambe le categorie. Quali sono le nostre attività? Le attività possono essere le più svariate. Si va da incontri pratici, in cui si offre l'aiuto per l'installazione e la configurazione di Linux, ad altri più didattici e mirati ad ampliare le conoscenze su Linux in modo scambievole e reciproco, favorendo la libertà di conoscenza di ciascuno. Noi abbiamo deciso, sempre contestualmente, di promuovere le attività di Linux Day, Linux Arena, gli install party, che avvengono questi install party, queste sessioni di installazione, sia all'interno della giornata del Linux Day, che normalmente svolgiamo presso all'Istituto Kennedy di Pordenone, e gli install party si verificano anche durante i due giorni della fiera del radioamatore di Pordenone in un'area apposita. Ci stiamo dando da fare per organizzare dei piccoli corsi interni per portare a conoscenza alcuni nostri soci sull'uso e l'installazione di determinati sistemi, che possono essere una mailing list, che possono essere un sistema di gestione della posta o addirittura un sistema di gestione di un servizio web. Intendiamo creare dei progetti di gruppo, ovvero creare un progetto che non si limiti semplicemente a essere seguito dal personale interno del nostro LUG, ma dei progetti che vadano a interagire con altri Linux user group che abbiamo qui in regione Friuli Venezia Giulia. Quanto prima vedremo anche di stabilire ulteriori incontri periodici. Quello di questa sera, che dà il via alle altre 9 serate di attività, ne è un esempio. Finalmente parliamo di software libero. Il software libero è un software pubblicato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo e che incoraggia lo studio, le modifiche e la sua redistribuzione. Per le sue caratteristiche si contrappone al software proprietario ed è differente dalla concezione open source, incentrandosi sulla libertà dell'utente e non sull'apertura del codice sorgente, che è comunque un prerequisito del software libero.
per software libero si intende ogni software che possa essere installato ed utilizzato liberamente e nella stessa maniera liberamente modificato, ridistribuito con i codici sorgenti, anche a pagamento, purché rimanga un software libero, in inglese free software. A questo tipo di software non si può imputare alcun costo di licenza, al fine di permetterne una larga diffusione. Il software libero è un bene inestimabile, è un patrimonio comune dell'umanità. Viene sviluppato da comunità di programmatori che cooperano, si coordinano con strumenti informatici attraverso il web o comunque attraverso la rete internet. Il più delle volte avviene in modo libero e non a pagamento. Noi possiamo avere un software libero, completamente distribuito e solo alcune piccole parti create ad hoc per determinate aziende, per determinate attività, che viene realizzato a pagamento. Ma il software originario dovrà essere sempre e continuamente redistribuito in maniera libera e non a pagamento. Il software libero è un software pubblicato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo e che ne incoraggia lo studio, le modifiche e la redistribuzione, come detto prima. La parola libero non implica la possibilità di utilizzare tale software in maniera indiscriminata. Il software libero è comunque soggetto a una licenza d'uso e a differenza, ad esempio, del software di pubblico dominio. Rispetto al software proprietario, la licenza d'uso del software libero permette di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Posso installare il programma perché lo devo utilizzare, posso installare il programma perché voglio vedere come fa a funzionare, posso installare il programma perché voglio modificarlo. Il software rimane e comunque la licenza libera perché mi permette di accedere alla struttura interna del programma, il codice sorgente, studiarla, eventualmente modificarla e redistribuirla modificata. Ridistribuire comunque un numero di copie illimitato dello stesso software. Questo mi permette la licenza d'uso del software non proprietario. Secondo Richard Stallman, che è uno dei padri fondatori, che ha fondato anche la Free Software Foundation, un software si può definire libero solo se garantisce quattro libertà fondamentali. La libertà 0, libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Libertà 1, libertà di studiare programmi e modificarlo. Libertà 2, libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. Libertà 3, libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Un programma è software libero se l'utente ha tutte, e dico tutte, queste libertà. In particolare, se è libero di distribuire copie con o senza modifiche, gratis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque e dovunque. Io posso distribuire il software in maniera libera, ma se devo, per esempio, occuparmi di masterizzarlo, avrò il costo fisico del supporto ottico, che sarà il CD. Avrò il costo reale dello spedizioniere. Quelli posso imputarli, ma non posso assolutamente imputare il costo del software che è custodito all'interno del supporto. Essere liberi di fare queste cose significa, tra l'altro, che non bisogna chiedere e pagare nessun permesso per poterlo fare, cosa contraria ai software proprietari. Essendo la disponibilità di codice sorgente uno dei requisiti fondamentali che accomuna il software libero e il software open source, spesso si è indotti a considerare che i due concetti siano equivalenti, ma in realtà non lo sono. Il software libero non deve essere confuso con il software freeware, che è distribuibile sì gratuitamente, ma che non è né software libero né open source. Il software libero infatti non è detto che sia gratuito, ovvero può anche essere a pagamento, in quanto il termine free in inglese va inteso in italiano come libero, nel senso dei principi suddetti, e non gratuito, come comunemente i neofiti vanno a pensare. A prescindere dalle implicazioni sociali,
Secondo i suoi sostenitori, il software libero presenta numerosi vantaggi rispetto al software proprietario, in quanto è possibile modificare liberamente il software, è possibile personalizzarlo, adattarlo alle proprie esigenze. Noi possiamo semplicemente modificare un software libero perché non ci piace la tipologia di menu a tendina che adotta, ma abbiamo deciso di utilizzare i comandi in una maniera diversa, scrivendo del codice in maniera tale che i comandi si usino in un'altra maniera. Il programma funzionerà sempre allo stesso modo, ma la graphic user interface, cioè l'interfaccia grafica d'uso, cambierà perché noi l'avremo riscritta. Il codice sorgente è comunque sottoposto a una revisione da parte di moltissime persone, pertanto è più difficile che contenga dei bachi e dei malfunzionamenti. In ogni caso, è sempre possibile per chiunque tenere un indice pubblico dei problemi in modo che gli utenti li possano conoscere. Questo accade normalmente, almeno per mia esperienza diretta, sia per quanto riguarda la famiglia del sistema operativo Linux Debian che per quanto riguarda la famiglia consociata figlia Ubuntu, in quanto settimanalmente vengono pubblicati i bachi, vengono pubblicati addirittura i pacchetti che vengono prodotti successivamente per risolvere questi bachi. Se viene scoperto infatti un bacco o una falla di sicurezza, la correzione di solito è molto rapida. Perché? Perché all'intera applicazione ci sono diversi programmatori sparpagliati in tutto il mondo che ci lavorano assieme attraverso dei gruppi di lavoro. Qual è la comodità? Buonasera. Ciao. La comodità è, immaginate di avere un programmatore in Italia, un programmatore negli Stati Uniti e l'altro programmatore, che ne so, in Cina. In 24 ore noi abbiamo sempre un programmatore che segue quell'applicazione. Perché? Perché ovviamente ognuno di noi ha un ciclo, no, di lavoro e dopo va a riposare. Se noi abbiamo più programmatori sparsi in tutto il mondo, quell'applicazione viene costantemente tenuta controllata ed aggiornata. Quindi più programmatori sono attorno a un'applicazione, più quell'applicazione riesce a essere aggiornata e soprattutto riessere esente da malfunzionamenti. Permettere quindi a chiunque di modificare il codice sorgente garantisce che ogni nuova funzionalità o copertura di un bug possa essere proposta da chiunque e immediatamente applicata dagli sviluppatori. Questo permette di avere appunto rapidamente a disposizione un software che rispetta le esigenze di chi ha richiesto le modifiche in caso di necessità. Collaborando con sviluppatori volontari e utilizzando il lavoro dell'intera comunità, anche le piccole e medie imprese sono in grado di sviluppare e vendere prodotti di alta qualità, senza dover ampliare il loro organico, perché adoperando software libero, questo software è costantemente aggiornato. Il software libero non deve essere necessariamente sviluppato a titolo gratuito o a fondo perduto, come dicevamo prima, purché si rispettino vincoli della licenza d'uso. Rispettandole è possibile vendere del software libero. All'interno dei documenti del progetto GNU, Stallman incoraggia la vendita di software libero, ovvero se io devo modificare del software libero per realizzarne del software che dopo venderò a un'azienda, il software originario è libero, ma il software che io ho modificato per quell'azienda, siccome io magari sono un'azienda che programma, sviluppa software, posso dire prendo del software libero, ma dopo la mia modifica, il codice che io ho modificato, lo potrò mettere a pagamento. Quindi chi compra un software libero ha il diritto di ridistribuirlo gratis, ed è quello che succede ad esempio con RHEL 100S, SUSE e anche Canonical. Canonical sviluppa anche Ubuntu Server, che viene installato anche da delle aziende,
ma alcune personalizzazioni, alcune ottimizzazioni, eccetera, Canonical le tratta direttamente con il cliente e per queste ottimizzazioni Canonical ha il suo canale amministrativo. Quindi il modello di business è basato sul lavoro della programmazione e non sulle licenze parassitarie come avviene per altri sistemi operativi. Questa è la nostra brochure che avete trovato sul sedile che avete a fianco oppure sulla sedia dove eravate seduti. All'interno di questa brochure troverete alcune piccole informazioni su di noi e gli altri 9 eventi di questa attività che abbiamo realizzato per voi. Voglio in particolar modo ringraziare il grafico che è qui in sala, Patrizia, per la fattiva collaborazione che ha dato alla nostra associazione, in quanto non è un nostro socio, ma si è veramente prodigata a ogni nostra esigenza e a ogni nostra modifica in maniera tempestiva. Il pinguino con il berretto rosso che voi vedete pubblicato sia sui nostri siti che anche all'interno di questa brochure è un regalo che Ugo Furlan ha fatto alla nostra associazione diversi anni fa. Questa brochure, le slide di questa sera e tutto il materiale che normalmente Pordenone Linux User Group e i soci, collaboratori e amici utilizzano per la promozione e la divulgazione del software libero sono esclusivamente software libero a tutti gli effetti. Siamo giunti al termine della presentazione e da ora rimaniamo a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Ovviamente molti di voi sapevano già prima chi io ero, mi sono dimenticato, e dovevo farlo in un cappello introduttivo, di presentare Roberto Colonnello, il nostro vicepresidente, che è stato pazientemente qua a fianco a me a sorridere e a guardarmi mentre esponevo le lastrine di questo toy. Domande? Vi do io un paio di informazioni, Roberto Colonnello, Robby Debbie in lista, vi do un paio di informazioni di servizio. Quello che trovate insieme alla brochure è un modulo di feedback. Come avete sentito, siamo un'associazione giovane e quindi abbiamo bisogno di consigli, quindi qualunque consiglio ci scriverete sarà sempre ben accetto e verrà sicuramente considerato. E la serata di stasera voleva essere appunto una presentazione per quelle che saranno le prossime serate. Vedo delle facce nuove, questo mi fa piacere, vedo delle facce invece che ci conosciamo da un po' di tempo e mi fa altrettanto piacere. E penso che la location sia adatta e le prossime serate avranno sicuramente successo perché molto interesse legato a tutti gli argomenti. Se ci sono alcuni di voi se vogliono iscriversi, Alain, che chiedo di alzare il braccio, è il nostro segretario, ha dietro tutta la documentazione in cui può spiegarvi cosa significa essere socio e quali sono i vantaggi, e quindi potete iscrivervi anche stasera e noi, le persone che insomma vedete qua, potete chiederci qualunque informazione riguardo l'associazione o quant'altro. Sì, volevo dire, se desiderate, noi appunto siamo presenti sia sul sito Associazioni Online del Comune di Pordenone, dove trovate tutti quanti i dati della nostra associazione, compreso indirizzo email, indirizzo del sito, dove siamo presenti, su quali social network, eccetera, 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 dove trovate anche... Il numero di telefono è tuo. Il numero di telefono no, non è mio, era mio inizialmente, adesso l'associazione ha un suo numero di telefono. E che risponde? Risponde chi ce l'ha. Qualcuno. Esatto. Qualcuno risponde. Dopodiché, appunto, come detto, saremo presenti all'interno della fiera del radioamatore Hi-Fi che si svolgerà il 27-28 aprile 2013 a Pordenone Fiere.
volevo sapere se volevi anticipare qualcosa o se ancora teniamo. Beh, cioè, diamo qualche anticipazione, ci saranno due giornate piene, gli argomenti saranno diversi, fra i più interessanti, forse anche un po' tecnico, sarà legato alla security, vista a 360 gradi, avremo una persona che lavora nel campo e quindi è estremamente interessante, che ha fatto un talk simile all'Open Source Day 2012 l'anno scorso a Udine, e avremo, come possiamo dire, il piacere di ospitare altri LUG. Uno degli impegni che ci stiamo portando avanti è di non rimanere chiusi nella nostra provincia, ma avere collaborazioni con altri LUG. Verranno persone dal Carnia LUG, verranno persone dall'Avi LUG, un'amicizia storica ormai, e con molta probabilità qualcuno anche da Trieste, quindi anche un po' lontano, ma ci tengono tutti a venire. E poi avremo anche la collaborazione degli amici dell'Alto Vicentino Linux User Group. Sì, l'Avi LUG. Sì. Sì, sì, quindi avremo queste influenze di altre persone, e che è banale dirlo, ma la comunità è questo, è condividere con altre persone le idee, e quindi questi sono sicuramente due chicche che avremo a Luxella, ma ci sono ancora dei dettagli da limare, quindi non vi anticipo di più. Prego. Discusso per sei anni di ritardo. E ho chiesto a Lenz se l'avevate già fatto, perché ricordarsi che l'avete già fatto, ma mi piacerebbe sapere bene una spiegazione al volo di tutti questi appuntamenti che ci sono, che trovo sì a naso interessanti, ma... Allora, per quanto avevamo messo nella sessione attività Open Talk del sito, avevamo scritto ciò che i vari relatori ci avevano chiesto, ovvero non avevamo messo l'intera stesura del talk perché i singoli relatori desideravano tenere, diciamo, l'argomento come si dice, fane preziosi, insomma. Sì, fane preziosi. Nella pagina Open Talk del nostro sito di attività Open Talk andremo sotto e troviamo tutti quanti gli eventi ai quali abbiamo dato di nostra idea, diciamo, il livello di difficoltà, no? Dove basso è semplice e alto è complesso. Come vedete, di segni rossi con scritto alto non ce n'è neanche nessuno. No? Ma una novità, questa fino a due giorni fa non c'era. No, mi sa che devi cancellare la cache. Sì, esatto. Penso che se fosse un RPS ci sarebbe da fare una critica. Cioè, beccato, sì. Mi sa che devi cancellare la cache. Perché quando si entra nel menu si attiva subito il sottomenu successivo, e quindi non è immediato la visualizzazione di questa pagina. Cioè, tu dici? Sì, sono d'accordo. Qua concordo. Vai su un open talk, quindi uno quando si apre l'altro menu pensa che tutto stia dall'altra parte, invece bisogna prendere lì sopra. Sì. Se posso fare un'osservazione, questa. Sì. Ci sono arrivato dopo un po', però. Sì, devo guardarmi una regola di PHP per vedere di delimitare le zone. Vabbè. Comunque, per ritornare alla domanda di Carlo, abbiamo la fortuna di avere almeno tre relatori. Se c'è una domanda specifica. Sì, Carlo, sotto a questa tabella c'erano degli abstract, come vedi, dettagli degli eventi e relatori, no? In cui ci hanno chiesto di inserire solo questo testo, tipo Raspberry, oppure non so se c'era un evento che ti interessava particolarmente. Perché 3-4 ne abbiamo qua, Carlo, quindi se vuoi chiedere qualcosa di specifico. Sì, se tu magari hai un evento specifico che ti interessa. Facciamo prima a farlo noi in due secondi a questo punto. Sì. Perché abbiamo almeno tre, c'è Marco per adempiere, c'è Giovanni
l'open source libero e il web, su web e mobile. Per il FLOSS, per il FLOSS ci sono io, migrazione verso sistemi aperti. C'è Alain per la, la Wild. La Wild. Quello dell'astronomia eravamo presenti l'anno scorso, quindi se c'è qualche domanda, forse senza rischiare di rovinare tutto, riusciamo a farla. Ecco, forse abbiamo più difficoltà su, su quello, sul paio, sui due un pochino più tecnici che sono sul Raspberry Pi e sul DLNA che... Sì, Raspberry Pi, posso dire qualcosa io, cioè Raspberry Pi non è nient'altro che questo microcomputer realizzato su un circuito stampato che permette diverse interazioni, cioè si comporta come un vero e proprio computer, quindi mi dà la possibilità di funzionare come un lettore streaming, può funzionare come un sistema per la domotica, perché può essere interfacciato via internet attraverso la sua porta Ethernet o con modulo Wi-Fi, eccetera. Diciamo, in questa basetta dove c'è appunto questo microcontrollore all'interno programmabile da PC, gli si può far fare una miriade di progetti. Ma quindi come l'Arduino? No, l'Arduino è molto più limitato, in quanto praticamente l'Arduino, ed è un corso che io ho terminato da fare due settimane fa, Arduino è limitato sia come parte RAM che come parte slot accessorie, no? Mentre Raspberry Pi ha già praticamente previsto determinati sistemi di input-output e ha una RAM molto, molto grande, adesso non mi ricordo, 512 mega, ma già prevede per esempio lo slot per la memoria, per le mini memorie, quelle da telefonino, e quindi aumenti ancora di più, processore molto veloce, ha una scheda video opzionale, comunque anche quella ad alta velocità e tante altre cose. Ci vorrebbe qua, in questa sera, Stefano Morandi, che è lui che ha realizzato sia Linux Day precedente che successivamente altri progetti con questo sistema informatico. Comunque diciamo che sul mercato attualmente ci sono vari modelli di questo Raspberry Pi che fanno delle cose molto interessanti sia a livello semiprofessionale, quindi stiamo parlando di domotica, no? E anche per quanto riguarda il discorso, diciamo, più hobbistico come il nostro, tipo caricarci sopra uno o due filmati o quello che sia via streaming, oppure tramite la sua RAM caricarci sopra praticamente un filmato e vederlo in HDMI su un televisore. Durante l'ultimo Linux Day Stefano faceva girare un filmato in HDMI su un televisore, e io sinceramente non lo sapevo, credevo che o il televisore fosse collegato via rete da qualche parte, oppure che sotto il tavolo c'era un lettore di DVD o qualcos'altro. Non ho detto, guarda Paolo, che è solo questa schedina qua che si chiama Raspberry Pi, gli ho detto, mi devi far capire, perché non aveva, il filmato non aveva nessun ritardo, audio video sincronizzati, non aveva nessun difetto, e in più lui con un'interfaccia molto semplice via USB con il computer poteva decidere di interagire con la schedina, torna indietro, pausa, fammi indietro, vai avanti due frame, vai avanti, sì, come lavorasse con un lettore di DVD reale, mentre semplicemente interfacciava il computer con questa schedina via USB. Ma questo è uno dei tanti progetti che possono essere realizzati con quella scheda. Possiamo dirlo? Meno di 30 pound? Sì. Visto che fa bello. È costruito in Inghilterra e non in Cina. Esatto. Non a caso in pound.
volevo fare una domanda io. Prego. Lei non si è presentato come persona invece, perché cioè, lei è relatore, ma non si sa cosa fa nella vita, perché sapere, no? Giustamente. No. Anche devi dire la ringrazio per la domanda. Scusa, ma sanno che sei il presidente? Tutto insieme, dai. Va bene, tutto insieme. Allora, io mi chiamo Paolo Garbin e sono un appassionato di Linux da più di 12-13 anni. Sono l'attuale presidente del Pordenone Linux User Group. Come lavoro? Lavoro nella pubblica amministrazione nel comparto difesa. Faccio l'informatico, mi occupo di sistemi e purtroppo sul lavoro tutto quanto finisce con XP. Non posso farci nulla. Abbiamo truccato qualche server che risponde come macchine XP, invece sono dei Debian stable, ma non ditelo a nessuno, soprattutto adesso. Loro sono convinti da fuori di vedere solo server con Windows 2003 Professional, no, e invece sono dei Debian 6 stable che girano in maniera tranquilla. Cosa faccio altro? Sono uno dei membri ufficiali, membri della comunità italiana di Ubuntu, assieme a un altro amico che è qui in sala, tale Sergio Zanchetta, eccolo là, e ci occupiamo di diverse cose. Io quasi 8 anni fa ho avviato in Italia il gruppo di traduzione italiana della rivista Full Circle Magazine, che qualcuno probabilmente, spero, conoscerà. E siamo arrivati al numero 60 senza fermarci mai e come gruppo internazionale siamo l'unico gruppo ad aver tradotto non solo tutti i 61 numeri, perché c'era anche il numero 0, il numero di apertura, ma abbiamo anche realizzato 4 numeri speciali estraendoli dalle edizioni standard mensili. Per tradurre una rivista che comporta normalmente dalle 48 alle 54 pagine, riusciamo a farlo in meno di un mese. Siamo partiti in 2, adesso siamo quasi una ventina di persone, tra traduttori, revisori, impaginatori. E da quasi un anno questa rivista, oltre a uscire in formato PDF, esce anche in formato EPUB e quindi può essere vista e letta su tablet e cellulari. Oltre a questo, nella comunità italiana di Ubuntu faccio parte del gruppo di documentazione, facevo parte del gruppo di traduzione. Però ho dovuto lasciare e occupandomi della parte documentazione seguo la parte wiki, quindi tutta quanta la parte documentale di spiegazioni, manualistica eccetera. In qualche edizione di Firefox ho partecipato alla localizzazione italiana, tipo la versione 3.0. Ho partecipato alla localizzazione italiana di qualche edizione precedente di Ubuntu, ho dato una mano alla comunità italiana a realizzare per la prima volta un CD completamente italiano con Ubuntu già dall'inizio, perché normalmente i CD sono tutti localizzati in inglese e successivamente le localizzazioni dei sistemi operativi vengono fatti via rete dopo aver installato un sistema operativo. Altre cose, farei presto, andrei sulla pagina del mio sito, ma non voglio mettere tante cose. Diciamo che dal 2004, fine 2004, inizio 2005, ho partecipato attivamente alle varie cose, alle varie attività che ha realizzato il gruppo Pordenone Linux User Group. E a novembre dell'anno scorso, grazie a quel signore con la camicia quadri che vedete qua in piedi, abbiamo deciso, io, lui e altre persone, di fare il famoso salto che avevamo detto all'inizio della presentazione, ovvero
passare da un gruppo di amici che formava un Linux User Group a un'associazione culturale. Come altre cose, cosa faccio? Sì, nella pubblica amministrazione, sono sottufficiale nell'esercito, lavoro nell'aereocampo di Casarsa la Delizia, e sono un radioamatore italiano e anche statunitense con relativa licenza, quindi mi occupavo di costruzione di sistemi per la codifica e la decodifica dei dati via radio, sistemi packet cluster eccetera eccetera eccetera, e nel 2000 assieme a un'altra persona di Pordenone ho collaborato per la realizzazione delle famose BBS ancora quando si viaggiava a 33.6 con i modem analogici e così. Vedo qualche lacrima tra gli spettatori. Sì, io ho cominciato anche a 14.4, devo dire che era 1200, dura. 1200, cioè. No, 1200, 9006 realizzavamo invece i modem Manchester, si chiamano, attraverso la telecomunicazione dati via radio. Tra Pordenone, ripetitori in montagna installati da noi a 144 MHz e venivano ritrasmessi i dati giù a Venezia e giù a Padova. Codifica Manchester. Esatto, codifica Manchester a 1200. Domande? Sì. Prima in una schermata hai tirato in ballo Richard Stallman. Sì. Stallman. C'è stato un gran dibattito nell'ultimo periodo di Stallman e Ubuntu specialmente. Sì. Cosa ne pensate? Visto che ci sono due persone dentro lì. L'altra domanda è il futuro dei portatili, che comunque dei computer, questo famoso blocco che si vorrebbe inserire da parte di alcuni costruttori softwareisti e che potrebbe impedire nel prossimo futuro l'uso di software libero. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè il pensiero di Stallman è il pensiero di Stallman, che come essendo appunto il software libero, quindi deriva da un'idea libera. Se Stallman praticamente va a pensare una determinata cosa, spinto da tutta la sua filosofia, eccetera, eccetera, non per forza deve praticamente andare bene a tutti coloro che utilizzano il software libero, no? Pertanto, normalmente, io la penso in una maniera, cioè se agisco come singolo operatore, come singolo utente, posso decidere di fare una scelta che possa essere più o meno radicale o possa essere più o meno di parte. Facendo parte di più comunità Linux, tra la quale Ubuntu e da altre, tendenzialmente si tende a mitigare un certo argomento, ovvero vedendo di proporre a Stallman o alla controparte o al resto delle persone che non sono della stessa idea una via di mezzo, una via di uscita che possa andare bene per tutte quante le parti. Per questo motivo singolarmente non mi esprimo su questo argomento, in quanto la comunità Ubuntu internazionale si è già espressa su alcune scelte che sono state fatte in questo campo e anche in altri campi del software libero. Quindi tendenzialmente stiamo anche, come si dice, un po' a vedere che si raffreddi un attimino l'argomento, come andrà a posarsi, diciamo, l'argomento in forma definitiva. Per quanto riguarda invece l'altro discorso, quello ovvero di inserire delle applicazioni software all'interno di portatili o comunque di client, no? Per impedire
l'installazione di un sistema operativo che non sia quello che vuole il vendor, il venditore, no? Abbiamo già dimostrato anche sui nostri forum che con delle piccole operazioni c'è la possibilità comunque di aggirare il problema, in quanto io sono stato uno dei primi, insieme ad alcuni amici di Trieste, insieme ad altri del Veneto, a avvisare determinate aziende che non potevano fornire alla popolazione dei sistemi chiusi per fare una determinata cosa, ovvero la carta regionale dei servizi. Noi sappiamo bene che la carta regionale dei servizi, quando ha avuto il suo ingresso nel Friuli Venezia Giulia, chi aveva creato il software e chi distribuiva l'hardware, che non sono nient'altro che dei lettori CR28, USB, eccetera, per chi è un po' pratico, no? Diceva benissimo, potete installarli tranquillamente su una macchina Microsoft, no? Oppure vi diamo direttamente il pacchetto di installazione per i sistemi Macintosh. Punto. Vi inviamo a casa il lettore, basta ci mandate una mail. Allora, io e altre persone ci siamo sentiti via email e abbiamo scritto a Insiel, no? Che, se devo essere sincero, ci ha risposto prontamente entro una settimana, ci ha risposto direttamente il direttore responsabile, dicendo che assolutamente non era un loro volere dare questa restrizione, che si sarebbero attivati in maniera tale da fornire dei pacchetti per l'installazione su sistemi Linux. All'inizio avevano fornito soltanto degli archivi RPM che bisognava andare a installare, a montare, eccetera, e successivamente, in meno di un mese, hanno dato addirittura la disponibilità dei pacchetti Debian per sistemi Linux Ubuntu. E questo cosa significa? Significa che se il cittadino, perché io non sono nient'altro che ciò che sono gli altri cittadini, sono un cittadino libero che vuole utilizzare un sistema operativo che ha deciso di scegliere, o per una scelta di mercato o per una scelta personale, io decido di usare un sistema libero. Pertanto la stessa cosa che può fare un altro cittadino che vuole comprare sistemi a pagamento, io voglio fare un sistema libero. E la legge italiana prevede che io lo possa fare. Bene, quindi come è successo con quello, stessa cosa è accaduto anche a Pordenone, quando io ho voluto comprare un portatile, un altro portatile o un server. Sono andato da un negoziante e dice: la legge europea prevede che lei mi debba fare due fatture, una per il software e una per l'hardware. Benissimo, io compro solo l'hardware. La risposta normale che si ha da persone anche forse meno ferrate nel settore: io non posso venderle la macchina sprovvista del software. Ci sono purtroppo alcune grossi produttori di hardware che scelgono a monte, già dall'uscita della fabbrica, di far uscire la macchina già con il software installato. Di conseguenza il cittadino dovrebbe comprarsela tutta e dopo avviare la procedura di recupero della parte amministrativa della licenza. Però nell'ultimo anno, se non sbaglio, Asus e HP, no, hanno fatto una scelta a monte, cioè a livello di produttore, hanno detto: noi vendiamo delle macchine bianche, cioè delle macchine che abbiamo testato che funzionano, non hanno il sistema operativo, oppure su richiesta del rivenditore, su richiesta del committente, no, possiamo installare direttamente il sistema operativo Linux, no? È stata una scelta performante perché queste due marche, Asus e HP, dando questa possibilità al cliente, no,
hanno implementato le vendite. Quindi, rispondendo quindi alla seconda domanda, non è vero che attualmente non si possa installare Linux anche nelle macchine, nelle ultime macchine prodotte, in quanto esiste praticamente la possibilità di farlo ugualmente, perché ormai si è capito come funziona quel blocco. Spero di essere stato chiaro. 3 secondi, mi aggancio velocemente. Io sono freschissimo di acquisto di un PC, infatti mi ha guardato, mi ha letto in lista, l'ho preso 20 giorni fa, avevo preso un Asus senza sistema operativo, mi arriva a casa, come lo accendo, dopo 3 minuti era ancora che smazzavo, ho detto cosa stai facendo, lo giro e vedo il bollino Windows 8, telefono al venditore, mi dice sì, ti ho mandato il modello superiore perché il libero era finito. Detto, sarà superiore per te, ma a me non interessa. Siccome l'hardware è identico, per te non lo era probabilmente. Per me non lo era. Siccome l'hardware era lo stesso, io ho chiamato Asus in maniera molto veloce, mi hanno mandato la mail dicendo devi fare questo, questo, questo. Io penso che a giorni riceverò il bonifico bancario con l'accredito Windows 8 da 42 euro di rimborso. L'unico che dà di più è stato laborioso l'iter burocratico. No, è stato un po' divertente le 11 mail con la segretaria perché mi arrivava una formattazione in doc, gliela rimandavo in PDF, la formattazione prendeva 2 fogli, lei ne voleva una e non riuscivamo a capirci. Quando ci siamo capiti ci siamo divertiti entrambi, ecco. Ma potresti fare come faceva IBM, no? Quando non gli stavano le cose in un unico foglio, no? Che cosa facevano? Facevano un'immagine e poi la ripicciolivo. È quello che ho fatto. Era un'immagine. Esattamente. Quindi, quello che ho fatto. Io ho mandato una 5 in un formato A4. Io ho mandato una 5 in un formato A4, sono problemi suoi. Mi ha mandato c'è un codice Asus. La procedura è stata estremamente facile, nel senso che mi ha mandato 3 fogli, uno è il rimborso del sistema operativo con il listino, e uno è il rimborso per l'accredito bancario. E non, da Windows 8 in poi non serve più, da Windows 7 era un casino perché col phone bisognava andare a staccare l'adesivino e, con molta tranquillità, perché se arriva leggermente corrotto non te lo riconoscono più. Cioè la loro procedura con il phone. No, è proprio c'è scritto fallo col phone, fallo attento che non scaldi, ecco. Anche il modello del phone? Anche il modello del phone. Si vede il phone ma non si vede la barca. E tutto su fogli Asus, se non da Windows 8 invece c'è un CIO, è un codice, tu devi semplicemente inviarli, loro ti rinviano il codice, un codice loro, mandi su addirittura con lettera semplice, non serve neanche la raccomandata, in Olanda, e sto aspettando a giorni che arrivi tutto. Per arrivare nel tecnico, io non mi sono neanche, cioè non ho perso tempo, siccome non ci lavoro su sta roba, ho detto non voglio perdere tempo. Ho visto 9 partizioni di Windows, ce n'erano 9. Ce n'erano 9 perché adesso non mi metto a parlare del tecnico, anche perché i tecnici ce ne sono molto più bravi di me. Però quel sistema. Windows 6, 8 con 9 partizioni. Esatto. Era la partizione per Windows 9. Era già pronto. Perché con EFI, non si chiama più BIOS, si chiama EFI o UEFI che dir si voglia, non c'è più Master Duraco, ci sono tante altre cose. La cosa divertente è che comunque per installare Linux eccetera, EFI richiede una partizione di circa 200 mega in FAT32 e da lì non se ne esce. O te la fai o Grub PC, che è il pacchettino per Grub, non serve il group EFI, e Ubuntu stesso ti dice devi creare questa partizione qua FAT32. Chiedono 200 mega, ne sto occupando 1,5, non importa, la macchina funziona egregiamente, nessun problema e basta, insomma. Dunque, da quello che so io, Fedora, che è la comunità diciamo a lato di Red Hat, che è la comunità invece americana, e la stessa Canonical
stanno spingendo e sono all'interno di un movimento che spinge per la standardizzazione, per avere le specifiche per poter lavorare con, questo, con questa tecnologia in modo da risolvere i problemi. Già, si stanno hanno già risolto. Sì, addirittura la stessa la Linux Foundation ha pubblicato ufficialmente la procedura per il supporto per poter installare i portali di Ubuntu. Hanno già inserito tipo il portale Ask Ubuntu, che è il portale di supporto così comunitario. Trovi tutta la procedura, l'ho pubblicata, l'ho pubblicata su Twitter pare questa settimana, spiegato tutto segno per, passo per passo con le figurine. Sì, c'è solo per entrare nel Windows 8 e attivare una specie di procedura di ripristino. Sì, comunque il mio consiglio, se posso inserire nel discorso, è comprate direttamente un PC con o Ubuntu oppure, adesso ce ne sono anche di belli, i Chromebook di Google. Sono prodotti dalla Samsung, dalla Acer, sono molto belli e sono open source anche questi. È possibile utilizzare il sistema di Google oppure tranquillamente installare qualsiasi distribuzione Linux. Ce ne sono tanti. Con Ubuntu ce ne sono tante marche grandi, Asus, come ha citato prima Paolo, oppure l'HP che si è impegnata adesso a proporre una larga gamma, Dell che è storica, Lenovo, oppure anche marche italiane un po' più piccole, però ce ne sono tante. Poi comunque se la nostra generazione ha superato il WinModem possiamo superare qualunque cosa. No, volevo solo aggiungere due cose di quello, questo mi ricollego a quello che ha detto lui, che praticamente praticamente Canonical, appunto, vi dico per certo appunto che sta collaborando con Intel e non solo, proprio perché ha implementato la possibilità di appunto installarlo sulla 12.04, sulla LTS appunto attuale, sulla seconda point release che è uscita un mese fa, è stato implementato il supporto all'UEFI. Quindi per chi installa la LTS 12.04.2 lo può installare tranquillamente su un PC con questo UEFI. La cosa che posso dire è che ho avuto la fortuna di vedere un po' più da vicino questo fatto qua, anche se in realtà era molto tecnico, quindi non è che ho capito tutto quello di cui stavano parlando, però praticamente il problema principale è che comunque c'è una prima parte, cioè quando viene effettuato il boot c'è una prima parte proprio di codice che è codice Microsoft, cioè praticamente viene utilizzata una chiave per firmare il codice tra virgolette successivo. Adesso la faccio un po' semplice giusto per capire, che deve essere appunto Microsoft, nel senso deve essere una chiave Microsoft. Quello che è stato fatto dalle varie distribuzioni è stato in un certo senso un modo per aggirare il problema, nel senso che hanno implementato una parte di codice messa dopo questa prima parte, che praticamente è appunto prima parte questa firma tra virgolette praticamente iniziale, Microsoft, appunto per così dire. Poi appunto entra in gioco allora la parte Linux, che allora quella utilizza una sua chiave per poter effettuare il boot successivo, e appunto da lì in poi allora si riesce ad installare. Però il problema grosso è che per poter far girare i sistemi Linux si è dovuto aggirare il problema in una certa maniera. Comunque non li spaventare, Microsoft non verrà mai scritto, non state tranquilli, quello è fatto. Veramente è una cosa appunto allucinante, nel senso che probabilmente ci sono stati degli accordi a livello base proprio con i produttori, con chi ha implementato questo tipo di soluzione appunto di questo boot per infilarci dentro questa chiave Microsoft appunto alla fine. Quindi è una cosa veramente allucinante, perché obbliga gli altri a dover trovare dei modi per aggirare i problemi. No, per essere risolto è stato risolto, perché gira bene, non è quello. No, ma poi non potrà che andare meglio, perché ci sono due fattori. Intanto c'è l'antitrust che sta sorvegliando soprattutto quello americano, ma anche quello europeo, che sta sorvegliando tutto questo meccanismo, in quanto ovviamente banalmente costringe a lavorare solo con una parte del software disponibile.
e soprattutto, forse la parte più interessante, sta perdendo quote di mercato. Già i PC e i laptop stanno perdendo verso i tablet. Se cominciamo anche a introdurre queste difficoltà, perché ci sono anche difficoltà alla stessa reinstallazione dello stesso sistema operativo, quindi si creano tutte queste che magari l'utente comune appunto trova difficoltoso, quindi anche questi due fattori ci fanno oltre le pressioni di Fedora e di Canonical, ci fanno ben pensare che a breve verrà risolto non solo col meccanismo tecnico, ma anche con un'apertura completa per bypassare questo meccanismo. Anche perché la soluzione era praticamente era semplice, bastava utilizzare un sistema standard che fosse proprio standard, che poi uno installasse Windows, installasse Linux, installasse qualsiasi cosa che potesse andare bene. Cioè, era facile, è che si vede che le logiche di mercato sono state più forti. Io ho visto macchine che permettono però ancora la doppia scelta, cioè se usare il BIOS tradizionale o usare il nuovo sistema. Ci sono quelle. Non so se sono solo macchine di passaggio o sarà comunque mantenuto questo meccanismo per un po', quindi anche questo ci Ale, fa... L'ASUS, che pare che adesso non so su tutti i modelli, però permette... L'ASUS, ad esempio, per il sistema WildOS, che è quello che si utilizza per la lavagna, sto leggendo in lista che chi lo compra per quell'utilizzo lì dice: ok, se devo diventare pazzo, disabilito il Secure Boot, c'è proprio una funzione di disabilitazione Secure Boot, piallo via, non me ne frega niente e uso semplicemente quella roba lì. Per cui si annoia. No, allora. Siccome vedere, fai una chiamata a un sito, che cosa accade veramente, no? Sulla rete di casa, okay. Che ti si aprono 10.000 altre cose. Dimmi. No, siccome non avete coraggio di farlo e il mio compito ingrato mi obbliga a farlo. L'uomo di rottura sei tu. L'uomo di rottura sono io. E come ha già detto Paolo, siamo associazione di volontariato, saremo sempre tali e ringraziamo tutti che siete qua. E andiamo avanti con l'obolo e l'obolo lo traduciamo con la quota di iscrizione. Allora, due parole brevi. È leggermente cambiato il sistema dal PNLUG virtuale a novembre fino al novembre 2012. Dal novembre 2012 21. Sì, ok. Dal 21 novembre 2012 alle 21.12, così c'è scritto sull'atto costitutivo, ci siamo divertiti a il baccato di Sergio ci ha suggerito di scrivere così, e sullo statuto, sul sito potete vederlo, e siamo PNLUG a tutti gli effetti associazione. Questo comporta un paio di cose veloci. Chi vuole collaborare con noi, siamo open, quindi è aperto a tutti. Chiediamo una cosa sola, di condividere la nostra associazione. Significa che qualcuno di voi già lo conosco, qualcun altro no, mi farà piacere conoscerlo. Se vorrete condividere il vostro tempo con noi, praticamente parlando, io saprei qualcosa di quella roba lì, voglio fare un open talk, io vi do una mano in fiera, eccetera, braccia spalancate, aperte a tutti. L'unica cosa che chiediamo a livello di condivisione è la tessera associativa del PNLUG, piuttosto che, in burocratese ci direbbe equipollenti, cioè se c'è uno di AviLUG non gli chiedo la tessera di PNLUG, perché evidentemente l'obiettivo è comune. E chi vuole darci una mano, chiediamo semplicemente di condividere. Praticamente parlando, la tessera di PNLUG il primo anno costa 5 euro, i rinnovi ne costano 15 annualmente. Abbiamo fatto un'agevolazione, abbiamo pensato di agevolare gli over 65 e gli studenti, mantenendo la quota a 5 euro annualmente, anche il rinnovo. E tutti gli abbenicoli vari, chi vuole essere sostenitore eccetera, vi rimando eventualmente al sito. Semplicemente il primo anno può venire facile, nel senso che la quota sostenitore è 4 volte la quota di adesione, quindi se il primo anno uno si vuole iscrivere, al posto di pagare 5 euro come sostenitore ce ne mette 20,
magari dall'anno successivo fare nuova sul 1915. Ecco. Burocrazia spicciola, ma per farvi capire, sì, questo, noi cambiamo di questo. Questo si tratta di, si dice, esborso una tantum all'anno. Dice, cosa dà l'associazione al socio, una volta socio? Allora, noi diamo la possibilità a ogni socio, ma la diamo anche e l'abbiamo data nel tempo a chi appunto prima non era socio, di sempre di interagire con noi attraverso le nostre mailing list, attraverso una scrittura su mail privata. Come avete visto prima, abbiamo dei canali in chat, siamo presenti su Facebook, su Twitter, no? In più, da un mese scorso abbiamo attivato anche un server Jabber solo per i nostri soci. In questo server Jabber, dove normalmente si farebbe soltanto un servizio di chat, chiamiamola privata, stiamo ottimizzando anche la possibilità dello streaming audio video. E quindi, nel caso in cui ci siano determinate riunioni, eccetera, provvederemo prossimamente anche a realizzare qualcosa in tal senso. Oltre a questo, ci stiamo attivando anche sul territorio per far sì che dove l'associazione sarà presente, il socio avrà delle agevolazioni, tipo delle riduzioni su determinati ingressi ad attività, oppure delle agevolazioni che comunque una persona non associata ma che vuole seguire l'associazione Pordenone Lug non potrebbe avere. Durante le prossime attività contiamo anche di attivare quello che è, diciamo, la cosa che attira di più i cosiddetti, quelli che in gergo si chiamano i newbie, cioè coloro che iniziano da poco, cioè avere il gadget, avere una magliettina, avere un berrettino, avere un oggetto praticamente di promozione del Linux User Group. Ci stiamo attivando anche in questo senso, quindi l'associazione sa benissimo che per uno studente o comunque per qualsiasi persona che decide di voler fare associazionismo con noi può essere, non dico problematico, ma comunque può dare qualche difficoltà a pagare la quota sociale. Quindi vediamo di venirgli incontro innanzitutto con l'assistenza sul software e su tutti quelli che sono praticamente le problematiche di installazione e di configurazione, ma sicuramente anche con quello che sarà il nostro spazio nelle attività, eccetera. Ci siamo anche dimenticati di dire una cosa, grazie ad Alain che è appena uscito, non grazie perché è uscito, ma grazie per le sue attività, l'associazione Pordenone Lug sta avendo visibilità, diciamo, sulla provincia di Pordenone, in quanto Alain è uno dei più grossi promotori nostri della WILD, cioè la lavagna multimediale a software libero che utilizza l'hardware, no, della console di gioco Wii. Noi sappiamo, noi del Lug lo sappiamo certamente, ma probabilmente anche in rete avremo visto che cosa? Abbiamo visto che purtroppo la pubblica amministrazione e quindi i provveditorati agli studi e il Ministero della cultura sta tendenzialmente ritornando a voler utilizzare sistemi con software proprietario, in quanto nella maggior parte delle scuole sono state acquistate con dei capitoli appositi le LIM, le lavagne multimediali. Il problema qual è? Che gli hanno acquistato le LIM e i docenti non sanno come utilizzarle. Perché? Perché non hanno previsto un idoneo stage conoscitivo del sistema. Noi come associazione culturale Pordenone Linux User Group, attraverso il nostro socio nonché anche segretario Alain, siamo presenti nelle scuole di Chions,
durante gli orari non di lezione, nei quali Alain non solo insegna praticamente ai professori a utilizzare le Wild, ma addirittura lo stesso Alain ne costruisce parte dell'hardware, tipo le pennette, come le chiami te? Penne infrarossi. Le penne dei infrarossi. Di questo argomento Alain si sta occupando sia con le scuole e anche se ne sta occupando per portare in fiera a Pordenone, in occasione della fiera del radioamatore, un grosso evento che riguarda appunto la lavagna multimediale Wild. Altre cose che ci siamo... No, vi siete arenati sulle novità della fiera che... Beh, non è che ci siamo arenati. Ma avete voluto arenarvi. La tecnica è buona, ma un paio sono uscite. Visto che l'anticipata è in apertura fiera, verranno... Ah, tiri la bomba subito. Ma sì, dai. No, anche perché ve l'ho scritto anche in lista, non lo nascondo, siamo open. E la fiera sta investendo molto su di noi e a quanto pare e faremo il primo evento, che non sarà il più bello, il più grande, sarà uno dei tanti, come ha già detto Roberto. E anzi, aggiungo, se fra voi c'è qualche insegnante dall'asilo primaria, benissimo, dall'asilo all'università, se magari si ferma un attimo o ha voglia di informazioni, perché per questa cosa qui in fiera verranno giù 2 su 3, perché uno è un insegnante, quindi il sabato lavora, verrà giù l'ingegnere che ha progettato il sistema Wildos, che non è nient'altro che Ubuntu 12.04 Ubuntu con interfaccia touch proprio per la lavagna interattiva. Che cos'è la lavagna interattiva? Semplicemente è un'alternativa libera a basso prezzo delle LIN proprietarie da 2000 euro in su, che il governo distribuisce gratuitamente con i soldi di sappiamo chi. E noi, sono nato prima a casa del tipo che siamo molto più avanti delle penne, stiamo costruendo un alimentatore e tutto quanto, con circa 350 euro, PC donati esclusi e videoproiettori ovviamente esclusi. E di solito? E di solito in una scuola siamo partiti a Chionza, appunto perché aveva PC fermi e 2 videoproiettori fermi. Con 350 euro circa stiamo approntando il materiale per 10 lavagne multimediali. E quindi in fiera verrà giù il progettista, l'informatico che si occupa del sistema operativo, l'insegnante che insieme all'informatico e a un altro insegnante sta lavorando su tutta questa cosa, e uno della pubblica amministrazione che è il collante fra gli smanettoni, fra virgolette, e la pubblica amministrazione trentina, che non più di 3 mesi fa ha fatto 2 ottimissime leggi per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento sul software libero. Cioè l'assessore provinciale di Trento ha mandato una lettera a tutte le scuole di Trento, che come ben sappiamo Trento è equiparabile a una regione, nel senso che è una provincia autonoma, dicendo: care scuole, se vi interessa una LIM, volete fare questo, questo e quest'altro, prima di pensare al LIM c'è questa cosa qui, che lo fanno anche i nostri amici trentini, e a basso prezzo, e soprattutto è open source. Quindi verranno giù questi 2 tizi qua, e ovviamente prima di tutto sono interessate le scuole, ovviamente fino a un certo punto, perché essendo open source ognuno ci mette del suo. Noi a Kions addirittura le maestre lo stanno usando quasi più come presenter, cioè rivoltando la cosa con il telecomando Wii, dalla postazione di Giorgio e due miei compaesani che non sapevo fossero qua oggi, se ci organizzavamo un brigavo in macchina, e da quella distanza là con
col telecomando Wii, al posto di muovere Super Mario Bros, puntano la schermata che vedete, cliccano sulle icone, aprono i file BTF, li modificano e bla bla bla. Mi fermo qua perché il mio OpenTalk è un'altra cosa. Allora, già che... allora... Ma non sull'OpenTalk mio, perché quello era... veramente era sulla lavagna. Allora... Siamo OT, vedi che io come OT siamo. Dove parlo sempre, io vado off topic sempre. Spiego perché. Allora, io lavoro per un'azienda che vende anche queste LIM. Non sì, è una domanda. Ah, vabbè. Però volevo capire questo. Allora, noi offriamo questo genere di prodotto, però ovviamente assieme c'è anche tutto il supporto dietro. Per una cosa di questo genere, quindi comunque open source, progettato, tutto quanto, se io ho un problema, da chi vado? Da te? Tu non sei il responsabile, diciamo, dell'area? Sì, dico, non so, la lavagna non mi punta più la freccia. La stessa domanda girata, molto più brusca, me l'ha fatto mio collega oggi, quando gli ho fatto vedere la locandina. Non parlo per me, parlo per tutti noi che siamo qua. Fa, ma perché fai sta roba? No, attenzione, non è una domanda, non ci chiedo perché fai, cioè, sì. Un lato sì, pratico. Sì, vado dritto. Non per soldi, per passione, perché credo nell'open, nell'apertura totale, e quando parlo di apertura totale, ci metto io, la mia faccia, il mio tempo, il nostro tempo, la nostra collaborazione, e ci mettiamo quello che potrebbe essere definito un mondo di collaborazione, collaborativo. Non per tornare a Stallman, e non sto facendo segrete mentali, credimi, non per tornare a Stallman, ma io il primo anno che ho utilizzato Linux avevo una schermata con Gaia, che tu conosci, sì. E dietro c'era una frase che mi è sempre piaciuta tanto, no? Quando Solman dice andiamo alle elementari, andiamo a scuola, andiamo all'asilo, e i professori ci dicono, i maestri ci dicono, se hai un pacchetto di caramelle devi offrirle, condividile, non sei obbligato, condividile con tutti, tu offri una caramella, lui ti offre un pezzo di merendina e via dicendo. Perché se io ho un disco di software non lo posso condividere? No, perché sei allora nell'ambito della condivisione, ok? Arrivo alla domanda, cosa succede se si pianta la LIM, la WILD in questo caso? Succede che siamo partiti 4 anni fa in pre-papà su Windows XP, è arrivata una dotazione dal comune per via di una banca, abbiamo attivato 30 PC su Linux, da 3 papà siamo passati a 4, da 4 papà siamo passati a 5, quest'anno i primi 3 da ottobre siamo 6, c'è un elettricista, siamo in 5 che lavoriamo con i tasti, non solo perché oggi stavamo lavorando di cacciavite e stagnatore, l'elettricista, sì, è il primo anno Roberto che ha visto la nostra aula e ha fatto un bellissimo talk sul pressware, quando apri dei PC vecchi che ti dicono è nuovo, ci ho messo su Ubuntu, non funziona più la ventola, poi ti accorgi che c'è un topo, quello non è pressure, lo devi aprire, pulire, ed è quello che abbiamo fatto noi per un anno a scuola, ce l'avevano passato come tutto posto. Questo elettricista, anche questo è open, cioè lui non ci capisce una mazza di quella roba lì, ha provato i suoi cavi, ha provato tutto, ha messo sul wifi e ci ha attrezzato di fatto la parte fisica insieme a noi delle lavagne. Sapendo che cominci un progetto di questo tipo, e qua io mi ci metto io in gioco personalmente, a 43 anni dico che se prendo un impegno cerco di portarmelo avanti. Se io non potrò farlo sempre, cerco che qualcun altro lo faccia, ed è il motivo per cui io sono qua stasera, perché magari qualcun altro dice questa cosa è interessante, mi spieghi come si fa? E allora parte qualcun altro da un'altra parte. A Kions siamo in 6. Se c'è qualche problema, chiamano noi. Dimmi. Ma avete mi riallaccio. Sì. Avete una sorta di contratto di. No, abbiamo una.
sì che ce l'hai contratto, due figli a scuola. Ha ragione. Anzi, abbiamo detto, fra un po' il mio contratto scadrebbe, perché una va alle superiori e l'altro esce dalle medie, esce dalle elementari. Tocca farne un altro. Tocca farne un altro. Devi trovarti altri quattro papassi e vuoi farne un altro. E... no, ma due che hanno cominciato, uno ce l'ha al superiore e uno all'asilo. Cioè, la mia domanda è se la pubblica amministrazione è interessata, al di là della realtà che è bellissima, cioè io sono affascinatissima, mi piace veramente molto, mi piacerebbe che tutto il mondo funzionasse così. Poi però ovviamente bisogna anche scendere nella realtà e questi sono bellissimi casi che devono assolutamente essere dei circoli virtuosi, ma dobbiamo anche capire un attimo se esiste anche un po' di margine ulteriore, nel senso magari spingere anche un po' questa cosa se esiste la possibilità. E sicuramente una delle prime domande, se io volessi promuovere liberamente questa cosa e mi piacerebbe farlo, che mi verrebbe fatta, sarebbe ok, come funziona il supporto, no? Un po' quello che dice lui, ma nel senso proprio la mia domanda del contratto non era tanto per capire se guadagni qualcosa o se c'è un margine di guadagno, e neanche solo per una questione che non mi fido per dire di te o cose, anzi, cioè nel senso il fine, il danno anche effettivo che non mi funziona una volta la lavagna a scuola non è che muoiono, che non è come un server, primo, secondo, il fatto di quello che tu crei proprio come miglioramento a livello di qualità della vita all'interno di un paese, di una realtà, secondo me vale molto di più che un disservizio di 3 giorni che non funziona la lavagna. Chiarito questo, sempre ai fini della promozione io avrei bisogno di capire, per esempio, quando mi viene fatta questo tipo di domanda, se qual è il tipo di assistenza che può esserci, no? Cioè nel senso posso risponderti, cioè, io una linea guida, io delle idee ce le avrei già, nel senso che la prima risposta posso dare, guarda che ne ho guido su 600 euro, cioè mal che va, voglio dire, non è che è un danno. Allora volevo solo proprio capire perché per esempio il problema grosso potrebbe essere, fai finta che questa cosa prenda veramente piede, state 8 papà e poi dopo io, se ti ho promosso, voglio vedere la tua moglie che viene a casa e mi dice, oh, ma che cazzo fai? No, nel senso, a parte gli scherzi, volevo proprio capire un attimo qual era, non tanto la strategia, ma l'idea forse, no? Ma secondo me ti si dà risposta da solo. Per il next step. Nel senso che se tu dici che se questa idea si diffonde appunto dappertutto, ok? Nel senso che l'ecosistema che si crea e la condivisione praticamente creerà anche delle ditte che faranno supporto su queste cose qua. Esatto. Sì, nel senso che, cioè, ti sei risposto da solo, secondo me. È ovvio che finché è una cosa di nicchia, è ovvio che bisogna diciamo andare avanti con il volontariato, con tirar su appunto altre aziende, comunque diffondere la conoscenza in maniera tale che tutti sanno come funziona, o meglio, appunto più persone sanno come funziona, quindi queste persone possono insegnare ad altre persone come funziona. Però io penso che quando noi andiamo nelle scuole, quando noi facciamo queste serate qua, no? Lasciamo una cosa, quella che voi lasciate a noi, la condivisione del sapere. Cioè, mi è capitato di vedere sul mio lavoro arrivare una determinata attrezzatura installata a regola d'arte, quello che vi pare a voi, no? Dopodiché il tecnico si va via, non insegna a nessuno come ha fatto, cosa ha fatto, tralasciando magari anche di dare le password di accesso di quell'apparecchiatura, eccetera. Quando l'apparecchiatura non va, o hai soldi sul capitolo di spesa e chiami l'azienda, o sei a piedi. Quello che fa lei invece va, fa conoscere l'hardware, fa capire che il software è regolarmente scaricabile dalla rete, no? In maniera legale, ma soprattutto forma, condivide il sapere, in maniera tale che se Alain non c'è, l'altro papà che era a fianco, la maestra, il bidello che era lì per caso, eccetera, sanno, hanno visto, non c'è nulla di talmente tecnico, no, da non poter essere affrontato. Quindi noi quando facciamo delle serate, ma quando Alain fa quell'installazione, quando noi realizziamo gli install party, quando noi facciamo il Linux Day, quando noi facciamo il Linux Arena alla fiera di Pordenone, lasciamo al singolo, alla comunità che ha voluto avvicinarci, lasciamo la condivisione del sapere. Io dico, ci sono dei problemi? Benissimo, ci trovi qua.
ci sono le mailing list, c'è il nostro sito, ma soprattutto c'è la rete, il famoso digital divide di cui avevo parlato all'inizio del talk. Noi cerchiamo di ridurlo il più possibile, ovvero do la possibilità a una persona di capire da sé come poter fare utilizzando quello che già esiste, cioè la comunicazione sulla rete, e dove non trovi chiedi. E questo l'innovazione che avviene ultimamente. Adesso, eliminando il digital divide, quindi dando la possibilità al singolo cittadino di collegarsi alla rete, se non sai, leggi, se non sai, chiedi. Scusa Giovanni, prego. No. Beh sì, volevo solo, mi giro così mi vedi. Vieni qua Giovanni. Sì. Se ci fate vedere sotto. Un altro talk in più. Che il tuo osservazione tira fuori un argomento che è molto comune e molto, molto diffuso, cioè che l'open source, il software libero, è qualcosa di artigianale, fatto in cantina da quattro ragazzi. Ma non è quello di cominciare a fare, parlo per tutti. Tutto quello che ho imparato in internet, cioè mi trovi su sono qua, solo che d'accordo, quello che sto dicendo. Lasciami fare il discorso, poi vedrai che capisci. Il discorso è che c'è un aspetto, ci sono due mondi, diciamo, riguardo all'open source. C'è un mondo più etico, diciamo, legato appunto a associazioni culturali come il LUG e il Pordenone, che spesso è vicino a altri contesti etici. La scuola è un contesto etico perché si insegna la cultura, l'educazione, quindi è facile che un gruppo come questo faccia opera di volontariato per aiutare praticamente gli insegnanti. Quindi quello che tu dici, il supporto non è in questo caso aziendale, spesso c'è un gruppo come questo che aiuta fisicamente gli insegnanti anche per risparmiare soldi, è un'opera di bene, diciamo. Il supporto aziendale, quello qualificato, c'è anche questo. C'è questo, ci sono tante aziende, anche tu se vuoi puoi imparare, fate i patentini di Linux, sono gli esami, c'è tutto un sistema di certificazione per cui tu puoi diventare un professionista dell'open source. Puoi vivere come fanno tante aziende, ce ne sono che fanno miliardi come Red Hat o Canonical. Tu la licenza non la fai pagare, ma ovviamente tutto quello che è il supporto fisico all'installazione, alla personalizzazione, lo fai pagare, il lavoro, oppure il training anche. Tu puoi vivere di open source, tra l'altro guadagnando molto di più se fai funzionare bene, perché hai dei costi molto inferiori, perché non hai i costi di licenza, puoi proporre dei preventivi molto vantaggiosi, tant'è che adesso la pubblica amministrazione abbiamo una legge che obbliga a valutare per la pubblica amministrazione, quindi anche per la scuola, prima prodotti open source e dopo, se proprio non c'è un'applicazione per quel tipo di impiego, eventualmente software di proprietario. Quindi puoi accedere a tutto. Sì, se vuoi un'assistenza, magari la scuola è grande, un istituto grande, non ci sono volontari, benissimo, si fa una gara e possono partecipare aziende che fanno supporto su prodotti open source. Se non ci sono, è facile anche creare, cioè uno si può inventare. Adesso è un periodo di crisi, vuol dire, se una ditta, un'azienda che fa supporto software, magari con prodotti proprietari, si trova in crisi, non vende, vuole un attimino un lampo di genio, creare un nuovo business, provare un'altra strada, può puntare sull'open source, perché può fare preventivi a prezzi molto più vantaggiosi e risparmiare anche tutto, perché cioè, puoi vendere PC che costano di meno, puoi partecipare a gare ed avere prezzi vantaggiosi, e anche tu per imparare, cioè, praticamente tutto in internet, sono forum, siti che ti offrono tutta la conoscenza che vuoi in maniera gratuita e libera, cioè, sì, basta un po' di spirito imprenditoriale anche. C'è tutto. Comunque ci sono anche aziende in rete, c'è un sito che si chiama Business Map, potrebbe facilmente con Google, che è ad esempio una mappa, ma ce ne sarà, il progetto sarà migliorato, è una mappa che mostra sul suolo italiano tutte le realtà che offrono assistenza su prodotti Linux a livello aziendale. Di solito si dice per il livello privato, il cittadino, cioè l'appassionato, si rivolge ai LUG, quindi si dà la mappa dei LUG che sono anche più diffusi. Se c'è un'azienda invece che vuole fare un prodotto,
cose un po' più serie, un attimino più, ci vuole ovviamente persone preparate, è business map. Business map? Sì, tutto attaccato, punto io credo. Ah. Mentre cercano, per la Wild ad esempio, noi a Chiol ci divertiamo perché ci sono c'è un papà molto ferrato in elettronica, per cui stiamo facendo da zero prototipi nostri che condividiamo poi in rete. Chi ha voglia o meno tempo o meno capacità di partire da zero o di mettersi a stagnare come stiamo facendo noi, ci sono prodotti pronti, V-Marker, Whiteboard, V-Marker me lo ricordo, poi c'è Proteons, ci sono due o tre aziende che si stanno specializzando nella costruzione di penne IR, nella costruzione di questo V-Marker, che è un aggeggino che tu metti lì, fai click, hai già i driver Linux, parte, costa sui 150 euro, lo attacchi al videoproiettore, si configura e tu usi la lavagna. È un'azienda, un contratto, una fattura e via di seguito. Proteons fa le penne e... Sì, questo è un censimento che viene aggiornato comunque... No, c'è un buco libero ma non capisco i Friuli chi c'è. Beh, adesso bon, poi devi anche un attimino filtrare, comunque... Bon, questa risorsa è gestita praticamente dall'Italian Linux Society, è comunque un censimento abbastanza volontario, comunque abbastanza ricco, già mostra... un buon numero. Se uno ha un'azienda e vuole segnalarla, basta contattare, ci sono i riferimenti sul sito. Come sono di Udine? Udine chi c'è? Udine sopra. Adesso magari non ha censito proprio tutto il territorio. Bisogna vedere anche cosa offre. Bisogna andare a filtrarlo qua. Sì. Tecnoteca fornisce soluzioni web per, principalmente per la pubblica amministrazione. Comunque. Per chi? Queste risorse qua online verranno implementate man mano. Cioè, questo qua è praticamente la mappa per l'assistenza, poi ci sarà anche una mappa per i rivenditori. Ci sono varie risorse che adesso l'Italian Linux Society man mano sta implementando. Anche la mappa ad esempio open source, perché deriva dal progetto OpenStreetMap, vabbè, sono... No, ma la cosa bella secondo me, punto di una cosa del genere, è che ovviamente più si diffondono queste idee e più quella mappa si può... Quello si paga gratuitamente, sì, perché dice quello io apro un'azienda, aspetta che mi registro lì, tac. Quello è bello. Gratuitamente. Praticamente quella è innovazione secondo me, perché alla fine, nel senso, è vera innovazione. Perché innovi appunto partendo dallo scambio praticamente dallo scambio di conoscenze o comunque dalla diffusione delle conoscenze, allora lì veramente si mescolano le conoscenze che ognuno in questa maniera appunto escono veramente nuove idee appunto anche in modi secondo me dei più impensabili perché spesso veramente si hanno comunque ci sono anche altre aziende adesso non c'è esiste qua, ma comunque man mano verranno aggiunte. Ad esempio leggevo sul dispaccio, sulla rassegna stampa del portale della Comunità Europea, che Udine ad esempio, è vicino a casa mia, insomma, l'amministrazione usa quasi larga parte di software open source e ha tutta l'assistenza, ci sono tutti i riferimenti. Ci sono aziende anche qua in regione, questo l'ho fatto per un esempio, per avere un occhio così. A Udine che lavorano con l'open source sono una ventina di aziende, sì. Solo a Udine. Sì. Ma proprio come buona pratica amministrativa. Qua a Pordenone, l'altro anno, quindi 2012, uno studio di avvocati ha deciso durante l'estate di migrare l'intero studio all'open source. Quindi server, client, servizi di stampa di rete, servizi di fax attraverso un sistema web, quindi togliendo quel Marco Antonio con quel forno dentro che si chiama fax con la carta termica e tutte quelle belle compagnie cantanti che non si trovano neanche ricambi, no? Mettendo su un servizio, in quel caso lì, un servizio web che si chiama IlaFax, che prevede l'interfaccia tra un normalissimo computer anche vecchio con una scheda PCI modem, no? Quindi interfacciato verso il sistema Telecom, no? È un sistema web di posta elettronica dove
manderemo una mail a un numero di telefono. No? Una volta che io scriverò 0434 565695 chiocciola fax, no? Automaticamente il server interpreta che cosa? Che il contenuto di quella mail viene trasformato nel formato appropriato, adesso non stiamo qui ad addentrarci come funziona, e automaticamente viene inviato al sistema di fax. Il fax lo trasmette e può anche prevedere che cosa? Di mandare una mail di risposta a chi ha generato l'azione che il fax è stato trasmesso, oppure non farlo e alla fine della giornata avere un report dei fax che sono usciti all'ora che sono usciti. Quindi ci sono dei sistemi open source che permettono molte cose, piuttosto che andare a prendere un sistema operativo proprietario e corredarlo di ulteriori software proprietari per fare determinati lavori. Ovviamente, come ben sappiamo già da molto tempo, ci sono dei software che per ora non sono sostituibili da software open source. Vedi chi fa praticamente lavorazioni in AutoCAD. AutoCAD purtroppo ha un suo mondo, sia dell'interfaccia verso macchine utensili, sia di lavorazioni 3D eccetera, che mai si interfacciano con altri sistemi che non siano AutoCAD. Ci sono dei sistemi grafici che, in questo caso pacchetti Adobe per capire, no? Che non hanno magari la stessa profondità d'uso di altri software open source, ma non è detto che con l'open source non si possano realizzare gli stessi risultati. Ovviamente bisognerà imparare che cosa? A lavorare in modo diverso, perché il discorso che faceva prima anche Giovanni, cioè noi, e anche Roberto, noi abbiamo iniziato la nostra vita, diciamo, informatica prendendo per standard, come entry level, chiamiamolo così, una macchina che abbia su un sistema che si chiamava DOS o Windows. Perché? Perché ci avevano detto che non c'era altro, quindi se volevamo imparare a muovere le dita su una tastiera e vedere un risultato sullo schermo, dovevamo per forza imparare quello. Quindi questo è stato non il problema, è stata la maniera in cui abbiamo iniziato ad avvicinarci. È chiaro che se noi impariamo a guidare molto bene una macchina sportiva in Europa e dopodiché la prossima settimana andiamo a guidare una macchina sportiva sulle strade inglesi, avremo il nostro da fare, a far ragionare la nostra testa, primo da che parte devo entrare dalla macchina e seconda cosa, quando giro sugli incroci delle strade avrò i miei pensieri e soprattutto anche chi mi starà vicino avrà i suoi pensieri, perché ovviamente noi saremo abituati a una guida europea. Grosso modo, molto a grandi linee, è quello che potrebbe accadere a una persona che ha avuto, diciamo, un'infanzia informatica e una evoluzione informatica con sistemi proprietari che possano essere della fabbrica Microsoft o che possano essere della fabbrica Apple, no? Verso dopo un'apertura mentale derivata da sistemi aperti, dove se il programma non fa come piace a me, posso permettermi di studiarlo e modificarlo. Ci sono altre domande? Io approfitterei di avere Giovanni qua, che possa anticipare qualche parola sul suo talk. Già. Visto che la curiosità è nata. Il mio talk sarà abbastanza leggero, accessibile a tutti e tratta praticamente le risorse web libere, e quando parlo di web metto sempre vicino anche il mobile, perché oggigiorno gli dispositivi mobili come smartphone e tablet sono di uso quotidiano, sempre, specialmente per i ragazzi, e ci troviamo a utilizzare tanti servizi web o applicazioni basate su servizi web, come ad esempio, che ne so, YouTube per vedere filmati, oppure risorse per le mappe, condivisione di musica, servizi per l'upload di foto, e spesso ci si lancia nell'iscrizione di
questi servizi senza capire bene che cosa voglia dire, che diritti vengono attribuiti, di chi sono le foto che andiamo a caricare, se sono nostre, le foto ad esempio che andiamo a caricare, o i video, di chi sono, come vengono utilizzati. Quindi parlo un po' di privacy, parlo un po' di capire un po' meglio come funzionano i servizi più diffusi, e poi faccio una carrellata anche sui servizi web effettivamente liberi. Liberi in tutti i sensi, nel senso che il servizio web come proprio struttura viene reso open source e fatto conoscere a chi vuole anche creare un servizio proprio, installare su un server, offrire un servizio, c'è cioè una possibilità proprio di software, una risorsa software per chi vuole aprire una startup, ad esempio. Ci sono servizi, per esempio, uno vuole fare un portale si mette a YouTube, ci sono dei servizi open source che uno può prendere, può installare sul proprio server e dire ecco qua, apro il mio YouTube basato su questo software qua, ad esempio. Oppure pubblicità. Ah, grazie. Sì, sono così. Io praticamente sono un collaboratore del LUG, diciamo sono conosciuto in rete, specialmente su Twitter, come Linux Bird. Ho creato praticamente un social magazine, cioè anziché avere un blog magari come tanti portali o un'organizzazione, parlo del mondo open source, notizie, commenti via Twitter, via Identica e Diaspora ad esempio. Così ho scelto questo sistema di comunicazione giovane, diciamo, e soprattutto appunto rivolto a Twitter, ad esempio funziona tantissimo sugli smartphone, no? Tutti i ragazzi, oggigiorno cioè, i ragazzi sono in giro con il telefono, non è che si vanno a connettere col PC, la tendenza è semplicemente per più giovani appunto di prendere informazioni tramite Twitter, ad esempio, o Facebook, se vogliamo, insomma, è tramite social. Sembra che anche Carlo, che non è decisamente più un giovanotto, sì, utilizzi adesso... ancora anche lui mezzo. Ormai si parla tanto spesso di popolo della rete, no? Di cose... ecco, quindi io scelgo quella strada lì per comunicare. Comunque, sì, il discorso è, il mio talk parlerà di questo, cioè, diciamo, degli aspetti, se vogliamo, negativi, magari, dei servizi più comuni, e di cosa c'è di alternativo, oppure di come si può un attimino difendersi con alcuni accorgimenti, facciamo un tocco di questo tipo. Allora una domanda, in quella sessione che farete, dove parlerete di questa cosa qui, affrontate anche tipo un social network libero, totalmente libero? No? Sì, ce ne sono, parlo degli esempi. Ad esempio Identica è basato su una struttura che si chiama StatusNet, che è un microblog, praticamente come Twitter, un po' meno magari sviluppato come opzioni, però è totalmente, completamente open source e può essere impiegato da chiunque per fare il proprio servizio di microblogging. Sì, è una struttura diciamo base che tu se vuoi puoi arricchire, oppure no. Diaspora è un social network, anche questo, open source, forse un po' più simile a Facebook per alcuni aspetti, diciamo. Beh, sarà interessante. Sì, buono, io non entrerò nella tecnica perché non sono un informatico, però conosco bene queste realtà, quindi ve le descriverò. Una delle cose più interessanti è appunto il controllo dei propri dati. Normalmente i servizi legati su server di un altro è un po' difficile a fine. No, c'è un sistema che decentralizza. Qui, ad esempio, Diaspora funziona tramite non un server che risiede in America, quindi sta sotto la legislazione americana, diciamo, con dei pro e contro di cui ne parlerò, molti contro purtroppo, ma è decentralizzato, cioè tu puoi fare un tuo server, si chiamano pod, vabbè adesso, una specie, come si dice... sì, dei nodi, funziona un po' come il peer-to-peer per lo scambio dei dati, diciamo, ci sono tanti server che comunicano e quindi le informazioni sono decentralizzate. È un principio anche che porta avanti l'intera comunità open source, cioè quella di non affidare i propri dati, le proprie informazioni a un'unica azienda, magari privata, che può usare. Sì, però ci si domande, infatti. No, è molto interessante, sì, anche per chi vuole entrare nell'aspetto tecnico. Io non lo affronterò perché sarà un po' leggero, però... Non l'installazione, ma sapere se ci sono delle realtà... Tanti, ce ne sono diversi e io vi darò delle tracce anche per andare a ricercare. E se volete, cioè il talk che farò sarà anche soprattutto per dare... tutto quello che io faccio anche su Linux Bird
normalmente è per dare delle idee per avviare dei progetti innovativi. Cioè queste risorse che sono disponibili a tutti, in questo periodo qua specialmente, sono importanti per creare cosiddette start-up, dei progetti nuovi, tanti progetti open source, come dicevamo ad esempio Raspberry Pi o Arduino, sono delle, possiamo dire, delle start-up di successo, perché con un progetto open source uno dice, ma regalo le informazioni, come fai a guadagnare? Guadagno, funziona, ci sono dei sistemi. E quindi sì, dare queste idee, anche questi tocchi che facciamo, sono anche degli spunti, perché se uno ha un po' di inventiva, un attimino di coraggio anche imprenditoriale, può avviare, certo. Oggigiorno appunto, quando si parla di start-up innovative, si parla soprattutto di servizi web. E quindi parlare di web e di mobile oggi è molto d'attualità, e dare delle risorse open source. Io faccio un esempio tra i tanti che calza, è un'applicazione che si chiama Instagram, è molto diffusa tra chi fa le foto con i cellulari e le condivide nei social network, è una startup, anche se diciamo, è partita facendo le applicazioni per iPhone e iPad. Il cuore di questa struttura qua era basata su un server Ubuntu ospitato in via cloud su Amazon. Cioè chi ha detto voglio guadagnare e fare un'impresa ha sfruttato una risorsa open source libera e gratuita per risparmiare nel suo investimento, e ha fatto sempre i soldi, perché questa startup è stata venduta, se non sbaglio, per 2 miliardi di dollari al papà di Facebook. Beh, ma anche Facebook stessa, se non mi sbaglio, Twitter, sì. Sono partiti con strumenti open source, PHP anche i più grandi colossi, da Google a Facebook a Twitter, tutti i colossi web basano la loro fortuna su Linux, sì. Su software. Questo chiunque, sì. Se mi è concesso, diciamo così, estraniandomi un secondo dall'argomento, quanto, diciamo, rivolgo la domanda a tutti voi che siete lì, fino a che punto arriviamo a livello, diciamo, tecnico in un open talk di quelli che voi andrete a proporci? Nel senso che quando io uscirò dall'open talk, per esempio, ho guardato qua quello della virtualizzazione, ad esempio, che a me interessava particolarmente, sarò in grado di, per dire, arrivare a casa e dire, boh, ok, adesso mi installo Debian e mi metto il mio hypervisor Xen e vado di virtualizzazione come se non ci fosse un domani? Allora, il discorso, dobbiamo prevedere che, come abbiamo detto, questi talk serali, queste serate di attività, essendo aperte a tutti, non permetteranno al relatore di approfondire completamente l'argomento, ma comunque daranno una base iniziale a tutti, no? Per poter conoscere l'argomento e poi poterci avvicinare con più sicurezza, diciamo. Ecco, è chiaro che se noi vogliamo partire con una virtualizzazione semiseria, paragonandola quasi a un prodotto, diciamo, aziendale o comunque su cui realizzarci qualcosa sopra per lavoro, non è sicuramente la serata che ti risolverà, diciamo, tuoi dubbi, ma sarà uno dei primi gradini, no, che ti permetteranno successivamente di approfondire l'argomento, anche perché comunque io credo, come sempre è avvenuto, che noi e anche Stefano Morandi, che farà appunto, sarà il relatore della serata, si metterà a disposizione per poter sopperire alle informazioni che non avrà avuto la possibilità di darti durante la sua serata, insomma. Sì, ma diciamo così, quindi possiamo dire che al 100% i talk che verranno fatti sono, diciamo così, a quel livello lì, nel senso, partiamo con la base, oppure seguiranno anche magari dei talks un po' più in profondità, tanto per intenderci. Noi ci auguriamo che... Sì, lì voglio capire... Noi ci auguriamo di proseguire con talk successivi, no? Però, come dice ben il proverbio... mai fare passo più lungo. No, volevo capire se rientrava già nelle intenzioni, piuttosto. No, le intenzioni di fare di trattare determinate argomentazioni ci sono tutte, no?
però ovviamente non possiamo iniziare un talk e cominciare a approfondirlo in maniera tale che soltanto un terzo o a peggio ancora un quinto, diciamo, degli intervenuti di quella serata riesce a tener seguito alle argomentazioni trattate dal relatore, ok? Dopodiché, come dicevo prima, una volta capita grosso modo la tecnica di funzionamento di quel determinato argomento, nulla ci impedisce di cercare manuali o informazioni o attraverso il nostro sito o anche attraverso gli altri social media, perché ti posso assicurare che anni fa, quando mi sono dovuto avvicinare per la prima volta alla realizzazione di un servizio di posta interna e decidere di partire con quello più semplice, che sia Mailman o qualsiasi altro oggetto, sì, strumento, diciamo, per far funzionare una posta interna, che sia di un'azienda, di un log, di un gruppo di amici, ok, ho dovuto fare che cosa? Degli esperimenti sulla mia macchina, ma ovviamente sono dovuto andare in rete a scaricarmi i manuali, che io consiglio sempre a tutti di scaricarli in lingua madre, cioè in inglese. Una volta cominciato a capire un po' l'inglese tecnico, è molto più semplice arrivare alla soluzione del problema, perché più delle volte la localizzazione in lingua italiana non fatta correttamente di un manuale inglese porta a dei fraintendimenti, oppure porta addirittura fuori alla possibile soluzione del problema. Anche nella ricerca di casi, cerchi in inglese, trovi subito, se cerchi in italiano. Esatto. Come diceva prima l'amico Sergio, su Ask Ubuntu, che è un servizio che è stato attivato dalla comunità internazionale di Linux Ubuntu, ci sono molte persone che fanno delle domande basilari, ma dalla domanda basilare dopo si vanno ad attivare delle risposte, no, che diventano via via sempre più precise. E quelle risposte rimangono lì a disposizione delle persone che vorranno trovare lo stesso risultato. Quindi basterà andare a utilizzare il motore interno di Ask Ubuntu e scrivere in inglese qual è la problematica, o semplicemente facendo il copia e incolla dell'errore, no? All'interno del stesso sistema si arriverà dentro nel post, no, che tratta quell'argomento, e seguendo lo storico si arriverà semplicemente al risultato senza doverlo ridomandare successivamente. Okay. Sì, sì, sì. Posso risponderti direttamente, Giulio, nel caso del mio talk, considerando che sei stato tu 10 anni fa ad aggiornare il mio BIOS, quindi le competenze le hai, verrai qua da zero, tornerai in casa che ti puoi fare la wild. Non hai la penna IR? Intanto usi il telecomando della TV, non lo sapevi, adesso lo sai. Hai una console Wii? Se no, ti vai a comprare il telecomando, la console non ti serve. Andrai a casa installandoti la Wii a casa. Ti dico qualcosa in più, visto che ti piacciono le cose spinte, e non stiamo parlando di hard o altro, ma parliamo, ecco, e in fiera, posso dirlo, dai, ormai lo dalle 2 alle 3 del pomeriggio, la mattina ci sarà questa cosa rivolta agli insegnanti e alla massa, dalle 2 alle 3 del pomeriggio, Piloli, l'ingegnere informatico, farà un talk, hacking talk, così chiamato. Quindi, se vuoi smazzarti, codice sorgente e tutto quello che ci viene dietro, io probabilmente vado a mangiarmi la pizza in quel momento lì, ok? Io ti metto il telecomando Wii, poi col codice sorgente parli con Pietro, ti insegna come si crea un sistema operativo, come si apre un codice sorgente, come si smazza giù il sistema da zero. Dalle 2 alle 3 è King Talk. Vuoi andarci giù pesante, uscire con mal di testa? C'è anche questo. Comunque, volendo scusa. Ok, abbiamo parlato tutti, posso dire, forse lui pensa che sia un
Lui pensa di essere qua in termini di regia oggi, o forse è timido. Però Trasciniamolo, andiamo a chiudere. Sono le 10 e mezza. Andiamo a chiudere, dai, chiudiamo. No, chiude il presidente, perché se chiudo io mi incazzo. Dopo ne parliamo al bar in casa. Chi vuole seguirci? Chi vuole seguirci? Quel signore lì, in fiera, c'era anche al Linux Day. Ha cominciato un po' da caffone come tutti, penso. No. Molto più leggero. Volevo ascoltarvi. Se avete sentito parlare di stampanti Ripper App o 3D, lui lo fa e ci risulta che stai trovando lavoro, o hai trovato qualcosa, o ci stai lavorando comunque. È il mio lavoro. È il suo lavoro. Stampante 3D, open source. Dopodiché, se volete sapere altro, io ho già chiuso tutto il mio sapere sulla stampante. Quello appunto che volevo dire con questi talk, appunto, in queste serate daremo un via all'argomento trattato in quella serata. Ma come abbiamo sempre fatto dal 2004 in poi, noi consigliamo sempre chi desidera proseguire e approfondire gli argomenti di iscriversi alle nostre mailing list, di seguirci sui nostri social network, o addirittura, se preferisce per suo uso, scriverci singolarmente, no? Di mantenere i contatti. E abbiamo il più delle volte sempre risolto le varie problematiche che c'erano state poste, da alcune problematiche semplici su un software fino addirittura a quelle, a delle problematiche che possono anche accadere su un server di produzione che si rifiuta di fare una o tal'altra cosa, oppure come fare a verificare se realmente il problema che accade sul proprio computer, sul proprio client, è un problema definito allo stesso utente o è invece un cosiddetto bug di sistema che, nel caso di Ubuntu, la comunità italiana o europea o internazionale sta risolvendo oppure ha già risolto. Quindi, come associazione Linux User Group, manteniamo aperti questi canali, soprattutto successivamente a queste serate, successivamente agli eventi della fiera del Linux Day, proprio per dare una continuità, proprio per dare una, chiamiamola, assistenza, anche se non è la parola esatta, perché assistenza uno penserebbe più a una cosa commerciale, ma è un'assistenza data come comunità, come desiderio di permettere a tutti di utilizzare il software nel migliore dei modi. Volevo aggiungere due cose sull'osservazione che ha fatto lui. La prima è che probabilmente quello che ci sta chiedendo è un laboratorio più che un talk, si presta più ad essere un laboratorio, e ti assicuro che vorremmo farlo tutti, abbiamo delle difficoltà logistiche, non abbiamo ancora una sede strutturata, ma sono cose che abbiamo in mente e che sappiamo potrebbero essere molto interessanti, dalla banale, tra virgolette, installazione del sistema operativo a tutte le cose che ci vanno attorno. Questo è sicuramente una cosa che ci piacerà fare appena avremo la possibilità. Seconda cosa, ritorno al modulo del feedback, se ce lo scrivi e abbiamo una massa critica, per noi la massa critica probabilmente sarà 5, e potrebbe nascere qualcosa comunque, quindi approfitta del modulo di feedback per ricordarci questa cosa. Poi volevo chiedere una cosa a Giovanni, che ho sentito ieri per radio velocemente, e sembra che un utente in Irlanda del Nord, cito tra virgolette perché non sono certo di tutte le informazioni, abbia, sfruttando una legge locale, costretto Facebook a fornirgli stampato tutta la documentazione a lui relativa. Sembra che siano usciti 18.000 fogli A4, quindi un fascicolo di 18.000 pagine. Superiore al più grande latitante della nazione.
questo è un problema di privacy, questo è un problema che affronterai nel tuo talk, questo è, sono le cose nascoste che ci stanno dietro ai social network. Sappiamo di casi clamorosi in cui le carte di credito per questo venivano... Io avevo chiesto se esisteva uno, cioè non per questo, però la mia domanda nasceva proprio anche da il trattamento dei dati, in cui alla fine è nato come open source Facebook, quindi dovrebbe essere per assurdo, però è proprio non è essa cosa, no, non è open source, usa appunto, usa nato, sì, voglio dire, con l'idea, no, all'inizio in garage, tutte queste, come Google, tutte queste cose qua che sono bellissime, però io credo moltissimo, però appunto è proprio lì che sta tante volte la differenza. Beh, su cui si è soffermato, sì, diciamo, prima tra libero e sono, ci sono due, ci sono, sì, due, sì, no, due aspetti che ti chiedevo se esistono, perché al di là del fatto che a me può piacere tantissimo Facebook, però ovviamente se io parto dal presupposto che i dati non ce li ho io, addirittura loro sono utilizzati per quello che vogliono, cioè non esiste, secondo me. Ci sono due aspetti, sì, diciamo, in questo argomento. Una cosa è il software, nel web normalmente tu non lo vedi perché apri una pagina del browser, tutto sommato non te ne frega di cosa. Però un'altra cosa invece, sì, è la gestione. Se sei tu, sì, lo vedi. No, aspetta, ci sono due aspetti, quello del software, se è open source o non è open source, cioè quindi la base di quello che stai usando, e poi dall'altra parte c'è l'account dell'utente, la gestione dei dati, ci sono questi due aspetti. Allora, sui servizi più usati non è che possiamo incidere tanto, né? Perché se Facebook decide di usare un software proprietario, cioè, vabbè, liberissimo. Sul discorso dei dati invece c'è tutta una serie di implicazioni, cioè ad esempio ci sono delle normative sulla privacy che sono diverse ad esempio in Europa rispetto all'America, per cui noi abbiamo più tutela fortunatamente, ci sono dei diritti, si sta lavorando anche una carta, diciamo, dei diritti digitali, quindi si sta... È vero che quella italiana per una volta è considerata una tra le migliori? Diciamo quella europea, dai. Più restrittiva comunque. Sì, è più restrittiva quella europea, sì. E, beh, sul discorso, allora, per avere un'idea generale su quelli che sono i problemi sui social network, vi rimando a una puntata di Report che, se non sbaglio, si chiama Il prodotto sei tu, che aveva trattato questo argomento segnalando un po' dei casi più eclatanti di violazione della privacy o di abuso dei dati degli utenti, mi pare di un annetto fa, comunque il sito della RAI ha tutto l'archivio, potete guardarlo. Sì, il motivo per cui io consiglierò delle alternative, diciamo, open source, ma servizi che si chiamano liberi in tutti i sensi, cioè non solo come codice, perché uno dice un utente normale che me ne frega del codice, ma quanto anche di rispetto dei propri diritti, diciamo, digitali, appunto segnerò la differenza tra i servizi più come i social network, i servizi web più diffusi e che vivono purtroppo, diciamo, violando la privacy, utilizzando i dati dei propri utenti sostanzialmente per delle ricerche di mercato per vendere queste informazioni ai propri partner commerciali, e invece questi servizi liberi vivono con altri o di donazioni o sono approntati in maniera così volontaria o hanno altri modelli di business, diciamo, magari alcuni nascono con delle campagne, adesso va molto il crowdfunding, cioè la raccolta di donazioni con dei portali specifici, ci sono dei servizi molto validi che offrono libertà o, per esempio, oppure ci sono, c'è un progetto molto bello nato da poco che si chiama e Terms of Use Read and Read, che vuol dire i termini di servizio, chi li legge, cioè uno dice acconsenti a, mentre registri il proprio tuo account, sei d'accordo su tutta questa pappardella? Sì, nessuno legge. Se mettete di no ti dicono devi essere d'accordo. Ecco, allora c'è un progetto bellissimo che praticamente con un piccolo plugin o Firefox o Chrome o il proprio browser mette un indice, un bollino che valuta, diciamo, il servizio che in quel momento stai visitando, dandoti subito delle informazioni come per il traverso, di mettere classe A, classe B, per dire quanto è... Se puoi cliccare senza pensarci, sì, no? Sì, ti dà un aiuto immediato se è un buon servizio oppure no. Una delle cose, ad esempio, più brutte di alcuni servizi, purtroppo di tanti servizi molto usati, è che
non si può, una volta acceso un account, cancellarlo mai più. No. Cioè, una volta che tu dai i tuoi dati, non sono più per contratto restituiti a te se vuoi cancellarti. Vabbè, non entriamo troppo nel dettaglio, se no il 2 maggio cosa viene a raccontare? Ma ce ne sarà tante. Comunque, sì, per dire, parleremo anche di questa. Sì, comunque, solo il discorso del rispetto della privacy sul web meriterebbe seminari interminabili. Io vi darò giusto sì, un po' di elementi per capire. Vi consiglio veramente, guardatevi così, guardare, se proprio non conoscete l'argomento, report, il prodotto sei tu. E tornare qui il 2 maggio. Assolutamente, sì. Ce ne sarà, la cosa più interessante saranno gli spunti, diciamo, in positivo, più che diciamo, gli spunti in negativo per bocciare i servizi che magari siete abituati a usare e vi dispiacerebbe magari non usare mai più. Però magari con 2 accorgimenti. Io ho l'ultima domanda, promesso, l'ho anche scritto comunque nel, così arriviamo alla massa critica. Volevo sapere se in questi, non conosco assolutamente adempiere, non so come si pronuncia, in ogni caso volevo capire se trattate nei percorsi in quale anche delle alternative a tipo SharePoint o a soluzioni simili, come per esempio il Fresco. Dovevi farla mezz'ora prima, sì, e appena andato via Marco. Comunque è italiano, è adempiere, e Marco ha detto dopo, non so quanto dopo, tornerà qui. No, ma cioè, questo è un'alternativa SharePoint, adempiere? Non lo so. Ah, dovrei chiederlo a lui. Sì, okay. Sì, assolutamente, dovresti chiederlo a Marco Longo, il nostro socio, e anche il nostro tesoriere, giusto così per fare un po' di promozione, per dire sempre un pezzettino chi siamo. Sì, Marco praticamente ha fatto tempo fa una scelta, in quanto la sua azienda, lui vende prodotti, software, eccetera, ha deciso di seguire e implementare il software adempiere, che è un software open source, dove a fianco a questo software lui realizza dei prodotti affiancati, no, che poi vende assieme al software open source. Io posso dire che ho provato ben poca cosa di adempiere, perché non c'è mai stata l'occasione, ma da quello che Marco stesso mi ha raccontato e soprattutto dopo aver sentito il nome di alcuni suoi clienti, sicuramente quei clienti lì avranno valutato i famosi due piatti della bilancia, che è performance, costi, no? E se quei clienti hanno fatto quella scelta, quel software probabilmente ha delle potenzialità, però anche qui dovrebbe appunto parlarcene lui, rispondere lui alla tua domanda. Presidente, noi possiamo solo che ringraziarti. Diciamo che la serata la chiudiamo così, perché abbiamo già abusato troppo del tuo tempo. No, il discorso è che non sono io, ma è l'associazione. Io sono qua a nome dell'associazione, ma rappresento appunto tutta la nostra associazione Pordenone Lug. E spero appunto che da questo e dai prossimi eventi e dal feedback che voi lascerete sui moduli, sui nostri siti, nelle nostre mailing list e anche scrivendoci via email, possiamo costruire appunto delle serate ancora più performanti e ancora più interessanti. Grazie a voi di essere venuti, avevamo messo tante sedie in più, ma probabilmente o c'era una partita di calcio o c'era qualcos'altro alla TV. O le locandine sono uscite oggi. Le locandine sono state portate qua questa sera. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Quelli piccolini da metterci sopra la bandierina Windows funzionano benissimo.